Cerchio Marina, l'esperienza del deserto, dentro la via della conoscenza, Hermes Edizioni. Soggetto: se l'uomo entra nella via della conoscenza e si inoltra lungo la via della conoscenza e a poco si accorge come tutto ciò che ha eretto mentre pensava di poter migliorare, pensava di poter progredire, pensava di potersi arricchire spiritualmente, non è che espressione di una mente, sia pure che si affina a poco, ma che sempre comunque afferma se stessa. Se questo succede, arriva un punto in cui quell'uomo, per forza di cose, deve chiedersi chi egli sia nel momento in cui affronta il problema del suo rapporto con qualcosa che non è più legato alla sua individualità, ma che è qualcosa di strettamente universale. E allora, che cosa può dire l'uomo se affronta il problema di che cos'è quel qualcosa che tutto unisce, che tutto pervade, che tutto attraversa, che tutto alimenta, che tutto fa sparire, tra virgolette, dentro se stesso? Come posso definire io questo qualcosa che l'uomo chiama di volta in volta spirito universale, coscienza o con tanti altri nomi, non ha importanza? Come posso descrivere questo spirito universale in modo tale che possa essere funzionale alla via della conoscenza? Che cos'è lo spirito universale dentro la via della conoscenza? Che cos'è il divino letto dal punto di vista del suo rivolgersi verso l'umano nel momento in cui lo guardo dall'angolatura della via della conoscenza? Che cos'è l'uomo nel momento in cui si rivolge nella sua ansia di perdersi a questa universalità che gli appare come la risoluzione di tutti i suoi problemi? Come posso io cercare di introdurre l'universalità nella mente dell'uomo che è sempre duale? Come posso io colorare qualcosa che è duale di una qualche universalità? Com'è possibile? È mai possibile introdurre nella mente dell'uomo qualcosa che è universale se la sua mente sempre definisce le cose in termini di differenziazione e di particolarità? E se questa è la mente dell'uomo, come è possibile allora far sì che egli affronti questo nodo che è il suo perdersi in un qualcosa che è il tutto o il niente, a seconda dei punti di vista, ma che comunque lo trascende e che comunque lo fa in qualche maniera scomparire? Che cosa posso usare per dipingere, sempre dipingere, ricordatevi bene, qualcosa che non è riducibile alla mente dell'uomo, che non è anchilosabile dentro le pastoie che l'uomo introduce sempre nel momento in cui ha una mente? Come posso configurare ciò che è la causa, tra virgolette, del particolare, proprio per il suo essere non assimilabile per niente al particolare? Come posso io ridurre l'universale ad una qualche concezione che è sempre separante?